Allora, speriamo che siano già tutti entrati felicemente, gli iscritti, che siano diventati partecipanti effettivi. Quindi vi do il buon pomeriggio. Sono Magda Indiveri, sono di Bologna e faccio parte dell'ADI SD. Vi rubo proprio pochissimi minuti, perché volevo ricordarvi che questo corso di formazione è organizzato dall'ADI SD, vi dirò di cosa si tratta, e dal liceo Ariosto Spallanzani. È un po' in continuità con il corso dell'anno scorso, per questa idea che Reggio Emilia porta avanti con grande perizia di legame tra la storia e la letteratura. Alcuni di voi saranno insegnanti sia di storia che di letteratura e quindi faranno interdisciplinarità con se stessi, altri no, insegnano forse italiano o forse solo storia e ancor meglio ci potrà essere questa unione, questa sintonia tra docenti e tra discipline, perché questo raddoppia il tempo, quel tempo che noi inseguiamo vanamente nella scuola sempre di più. L'ADSD è nata, l'ADI è nata a metà degli anni 90 e subito dopo l'ADI è l'Associazione degli Italianisti Universitari che ha subito creato una sezione didattica, cioè una sezione di insegnanti di scuola e proprio su questa collaborazione è nata un lavoro appunto trentennale ormai, di cui voi potete vedere nel blog che si chiama ADSD Blogspot, ma basta che voi mettiate sulla barra del vostro computer ADSD Blog e vi viene fuori e a cascata trovate tutto. Gli interventi, i corsi, i congressi, i convegni, tutto quello che c'è di nazionale e anche di regionale. E quindi un'occhiata tutte le settimane a quel blog vi dà un po' l'idea di quello che si sta combinando. E vi segnalo anche da poco tempo abbiamo aperto su Facebook ADSD Emilia Romagna, in modo che lì mettiamo proprio le attività della regione, di cui è referente Claudia Correggi, che sto per presentarvi, e anche attività che siano online e quindi fruibili da chiunque. Quindi, se seguite queste attività, che sono effettivamente molto, molto valide, molto interessanti, si avvalgono di docenti universitari che fanno ricerca, ma anche di docenti di scuola che fanno ricerca e poi mettono in pratica nei loro percorsi in classe quello che studiano. E di questo, tra l'altro, per esempio, un altro nome che vi devo citare, Griselda Online, una rivista online dell'Università di Bologna, che riporta tantissimi interventi, c'è Griselda Online Didattica, tantissimi percorsi. Claudia, per esempio, Claudia Correggi, che è qui, ha pubblicato varie cose su Griselda, su autori del Novecento, Daniele Del Giudice, Moravia, Siti e tanti altri autori, in particolare una novecentista, direi abbastanza, come passione, ma sono sempre saggi non di semplice interpretazione letteraria, ma proprio calati nell'esperienza della classe. Questa è la cosa di cui siamo orgogliosi. Dico anche che la DSD è una comunità proprio di lavoro, oltre che di studio, di passione, propone sempre attività gratuite, ma chiaramente se si
potesse avere una comunità su cui contare, un piccolo gruppo su cui contare, per esempio nella città di Reggio Emilia o in altre città, anche per incontri, per proposte, con un'associazione che è una quota associativa che è di 25 euro l'anno, è possibile appunto incidere anche su questa realtà, non solamente ricevere, vedete che la ricezione è abbiamo molto a cuore questa cosa, è gratuita, ma l'associazione darebbe una partecipazione attiva proprio anche delle giovani leve nell'insegnamento, che sono ancora più preziose. Bene, detto questo, posso dirvi che questo è il primo incontro di questo corso di formazione. Avremo due relatori. Prima interverrà Claudia Correggi, docente del liceo Ariosto Spallanzani, che interverrà su un romanzo molto importante di Carlo Levi, L'orologio, meno conosciuto e quindi molto interessante questa giornata. E poi avremo Antonio Canovi dell'AISO, e quindi tutta la questione della storia orale, della memoria, è anche qui una figura di studioso particolarmente impegnato che ha fatto studi molto interessanti. E però prima di iniziare, quindi prima Claudia Correggi, poi Antonio Canovi, io passo per ora la parola per un velocissimo saluto ad Anna Grisendi. Perché? Perché questo corso è stato dedicato a una figura che vi dirà Anna, importante, una figura che vuole essere, deve essere ricordata appunto da Anna. Dopodiché la parola passerà a Claudia per il primo intervento. Vediamo se Anna riesce a collegarsi e a parlare. Forse ci sono... Scusate, buongiorno. Ecco, bene. Buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio di cuore le professoresse Correggi e Ruozzi, ringrazio la sezione dell'ADI di Reggio e tutti voi per avermi dato l'opportunità di ricordare Cesare Grazioli, di cui sono stata collega per molti anni di scuola e per un anno, il primo mio e l'ultimo suo, di pensione. Vorrei intanto invitare tutti coloro che conoscevano Cesare e che hanno un attimo di tempo al Bus Pascal martedì 13 febbraio alle ore 13. L'aula insegnanti del Bus Pascal sarà intitolata a Cesare, appunto. Quindi siete tutti invitati, sarà una cosa breve nello stile di Cesare. E permettetemi due riflessioni. La prima, che credo vi farà sorridere. Oggi è giovedì grasso. Il giorno in cui intitoleremo la sala insegnanti a Cesare sarà martedì grasso. Chi conosceva Cesare sa che in questi giorni lui dava il meglio di sé, la sua dimensione giocosa, la sua dimensione strabordante, talvolta, erano davvero i suoi giorni, e sarà un caso, però di fatto lo ricordiamo in questi giorni. Cesare Grazioli è stato anche un grande formatore, è stato un formatore di studenti a cui ha insegnato a porsi delle domande e a cercare le risposte nella conoscenza non effimera né mnemonica della storia e con i metodi della storia, oltre a quelli della filosofia e dell'analisi del testo. È stato anche un formatore di insegnanti, molti di noi hanno partecipato ai corsi che ha tenuto, ma soprattutto è stato un formatore di insegnanti nel lavoro quotidiano. Ci ha preso per mano, ci ha posto delle domande, ci ha suggerito delle risposte e ci ha permesso di discutere con lui molte volte e ci ha aiutato a farci le nostre idee.
La cosa più importante che vorrei ricordare di Cesare è la sua visione approfondita e appassionata della materia che ha insegnato, che ha studiato per tutta la vita e gli ha permesso di fare una cosa che tutti desideriamo, che tutti riteniamo che sarebbe da fare subito, e cioè ripensare il curriculum e le sue articolazioni. Lui ha fatto una serie di proposte significative ed efficaci e questo suo patrimonio è la cosa più importante che lui ci ha lasciato e che sarebbe davvero brutto che andasse perso. Cesare ha contribuito anche a ripensare il metodo dell'insegnamento della storia a partire dalle verifiche a cui aveva dedicato un lavoro di ripensamento straordinario durante i mesi della pandemia che lui ha trascorso in casa del professor Brusa per una serie di casi. Aveva poi introdotto elementi ludici nel metodo, le sue carte da gioco sono famosissime, e elementi di cultura materiale, di bebop. Ha presentato anche un lavoro sulle canzoni pop italiane degli anni 60, 70, 80 che hanno spesso fatto cantare quelli che stavano lavorando con Cesare. E questi sono solo alcuni aspetti di un grande insegnante. Vi ringrazio davvero per la dedica di questo corso e per questo spazio. Auguro a tutti e a tutte buon lavoro. Grazie Anna, mi sentite? Tutto a posto, ok. Grazie Anna per questo bel ricordo e in effetti l'ADI deve molto a Cesare perché gli ultimi corsi, quelli degli ultimi anni organizzati con il Liceo Spallanzani sono stati proprio da lui gestiti, hanno avuto grande successo, grande risonanza e si era creata una specie di, come dire, fedeltà dei docenti rispetto ai corsi organizzati da lui. Quindi mi unisco al ricordo affettuoso che tu mi hai fatto. Quindi torno al mio intervento che è dedicato all'orologio e dunque, come diceva Magda, un testo poco praticato, poco letto a scuola soprattutto, ma non solo a scuola. Il fine di questo intervento è naturalmente incoraggiare la lettura di questo testo. Innanzitutto direi, prima di tutto, prima di ogni altra considerazione, per la qualità altissima della scrittura. Poi perché, avendolo messo in questo corso, diventa quasi, insomma, normale dire questo, logico e conseguenziale dire questo, poi perché è un testo insostituibile per comprendere appunto gli intrecci della transizione tra, l'uscita della Resistenza e il complesso avvio della Repubblica. Quindi promuovere la lettura sicuramente, ma anche per un terzo motivo, per riscattare il destino di questo libro, che ora si può fare, insomma, riscattarlo da una serie di, da un tipo di ostracismo che lo ha un po' seguito nel corso degli anni, fin dalla sua pubblicazione nel 1950. Carlo Muscetta, un critico e docente universitario con un ruolo importante nel dibattito pubblico del dopoguerra, che è anche un personaggio presente nel libro col nome di Moneta, infastidito dalle critiche sottese al testo, al Partito Comunista, lo definì allora una mistificazione romanzesca della condizione sociale del popolo nel dopoguerra. E scrive: Levi è un artista, anche se troppo spesso, per il gusto baudelariano della mistificazione, si compiace di travestirsi da dio terrestre, una sorta di megalomani in sostanza. E Levi, che cioè, soffriva anche per questa, diciamo, per questo ostracismo, scrive a Linuccia Saba, pare che i Luigini comunisti mi vogliano molto male. Alicata pubblicherà una violenta stroncatura su Rinascita e attraverso Giacomino De Benedetti hanno messo il veto perché non mi si è dato il premio Viareggio. Muscetta consigliava addirittura di ritirare il libro, ma io non lo ritirerò, per obbligarli a scoprirsi e a metterli nell'imbarazzo di trovare un pretesto alla mia esclusione. Al premio Viareggio, appunto, verranno premiati Lettere del Sacramento, Exequo, Lettere del Sacramento di Iovine, Francesco Iovine e Speranzella di Carlo Bernardi. Anche Calvino, in un dialogo con Levi del 1946, ne critica la cultura irrazionalista mistico-barbara. Quindi la marginalità dell'autore, e in particolare dell'orologio nel canone,
la si riscontra immediatamente se si fa un brevissimo esame, rapidissimo esame dei manuali in adozione nelle scuole italiane, perché non c'è traccia dell'orologio, c'è qualche pagina per lo più dedicata a Cristo si è fermato a Eboli, ma dell'orologio veramente non c'è traccia. Cristo si è fermato a Eboli, naturalmente il diario del Confino in Lucania del 1935, scritto, cioè pubblicato e scritto 10 anni dopo durante l'occupazione nazista a Firenze. Firenze è anche il contesto da cui partirei per cominciare a ragionare sull'orologio, perché è una città del libro, nel senso che nel libro si parla della liberazione di Firenze dell'11 agosto del 44, quella che troviamo anche nella poesia di Saba, Teatro degli Artigianelli, no? Nelle strofe finali, nei versi finali, quando Saba dice rombava ancora il cannone. E Firenze taceva, assorta nelle sue rovine. Una città particolare, anche nei resoconti del servizio strategico degli alleati, che scrive: quando le armate alleate sono entrate in Firenze, hanno trovato per la prima volta in una città italiana di certa importanza un'organizzazione amministrativa quasi perfetta, messa in piedi da forze antifasciste, preparate e decise, già funzionante come una incontestata autorità de facto sotto gli auspici del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, che naturalmente si considerava il legittimo rappresentante del governo italiano e che aspirava ad essere riconosciuto, come vedremo anche nel romanzo, come tale dagli alleati. Anche il corrispondente del Times descrive Firenze come uno spontaneo esperimento di autogoverno che può avere una considerevole influenza nel determinare quale sistema politico dovrà succedere al fascismo. Nello stesso giorno della liberazione esce il primo numero della Nazione Popolare, che è l'organo della, appunto, Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, che in sostanza anche quello costituiva una sorta di esperimento, perché era un campo di prova dove collaboravano i 5 partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, e a questo organo si deve la decisione di pubblicare un unico canale di stampa. È un esperimento osservato con interesse da tutta Europa. Se ne deve occupare una commissione, la commissione del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale per la stampa e la radio, di cui fa parte appunto con un ruolo importante Carlo Levi, rappresentante del Partito d'Azione, insieme ai 4 rappresentanti degli altri partiti del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Nei suoi interventi, Levi indica nei comitati di liberazione e in organismi simili, quindi legati al territorio, i modelli sui quali si sarebbe dovuto fondare lo Stato futuro, quindi in sostanza auspica una democrazia diretta e autonomistica, perché lui proviene appunto dall'esperienza di giustizia e libertà, da questo sentire libertario che si forma in Europa verso la fine degli anni 20, che vede diversi gruppi caratterizzati dall'antifascismo, molto diversi tra loro, però uniti da un comune sentire antitotalitario, che tenta di coniugare appunto dei temi condivisi che sono la centralità dell'individuo e un effettivo ampliamento della democrazia. L'opera di Levi, appunto, nutrita di questi umori, non cessa di avere qualcosa da dirci, penso. A Firenze, quindi, questa città così organizzata, con già in mente un progetto, un programma ben preciso anche per il dopo, c'è una grande mobilitazione per sottrarre a Roma il primato politico sulle altre città italiane. E dei rappresentanti del Comitato Toscano sono ricevuti dal governo il 9 novembre del 1944, al quale presentano appunto un programma che comprende niente po' di meno che l'abolizione delle prefetture. L'episodio è narrato nell'orologio con un tono tragico ed ironico, e ho pensato di iniziare direttamente in medias res, cioè partendo proprio dalla lettura del testo, per farvi entrare a contatto con questo testo così particolare. Carlo Levi accompagna Roma i 10 del comitato e racconta: si rilevarono delle automobili, si partì per quelle strade ancora interrotte e mal sicure dove passavano i treni militari, i carri armati, e dove da poco aveva cessato di tuonare il cannone, appunto. Ognuno di quei 10 delegati si sentiva il rappresentante di un nuovo Stato che andasse a trattare con gli ultimi ministri di un antico regime, con gli ultimi ministri di un re.
un potere reale, un governo che bene o malgrado tutto governava davvero, era quello di questi delegati. I 10 salirono le scale del Viminale, entrarono a testa alta, volti di candida gloria, nelle sale dove il presidente del Consiglio, Parri, lodò con semplici parole la nobile preoccupazione che li aveva spinti, dopo tante eroiche prove militari, ad affrontare un viaggio così disagiato. Disse che il documento sarebbe stato esaminato col massimo interesse e con un ultimo elogio li salutò come per congedarli e come per ritenersi libero da questa questione in sostanza. Ma parecchi della delegazione insorsero e chiesero una discussione immediata. Lo lessero i ministri, il documento, quello che chiedeva appunto l'abolizione delle prefetture, e risposero. Due soli si dissero del tutto favorevoli. In un modo generico e vago, gli altri parlarono a lungo per dire che il problema non era ancora maturo. E lei vi sintetizza, allora non interessava che si riformasse lo Stato, quello che premeva era la restaurazione di una struttura, di un linguaggio, di un potere che qualunque riforma avrebbe messo in pericolo. Dopo il referendum, la nazione del popolo, appunto, quell'organo di stampa, decise di sciogliersi e quindi si conclude questa esperienza molto importante alla quale lei vi ha contribuito con generosità. Ed è convocato a Roma da Parri nel 1945. E per dirigere l'organo di stampa del Partito d'Azione d'Italia Libera. Questa è la materia realistica e autobiografica sulla quale appunto si imperna la narrazione, ovvero il racconto quasi in diretta dell'estinzione, si può dire così, dei valori della resistenza, che però in quel momento aveva avuto un ruolo fondamentale nel disincagliare la società civile da quei caratteri di passività e rassegnazione che sembravano pesare come una tara genetica sull'identità collettiva, introducendo appunto i germi di un attivismo febbrile, ricorrendo a continue sovrapposizioni temporali, e lo stile appunto peculiare di questo romanzo, tra flashback e tempo presente, il narratore in prima persona si sofferma sulla descrizione di 3 giorni e 3 notti, è un bellissimo periodo di tempo quello che viene raccontato, dal 24 al 26 novembre del 1945, e concentra l'attenzione sull'impatto dell'autore che dice io, cioè il personaggio che dice io, che coincide appunto col narratore, con l'autore, l'impatto con Roma e con Napoli, due delle città che vengono visitate in quei 3 giorni. Assiste alla conferenza stampa in cui si dimette da presidente del Consiglio Parri per lasciare il governo nelle mani di De Gasperi, un episodio cruciale che rappresenta l'apice appunto del processo di compromissione dei valori della resistenza e dell'inizio della restaurazione delle istituzioni precedenti al ventennio, di cui la scena precedente era una sorta di avvisaglia. Roma si configura fin da subito come una foresta agli occhi del personaggio che dice io. Tanto che il romanzo inizia così: la notte a Roma par di sentir ruggire i leoni, un mormorio indistinto al respiro della città, fra le sue cupole nere e i colli lontani, nell'ombra quella scintillante, e a tratti un rumore roco di sirene, come se il mare fosse vicino e dal porto partissero navi per chissà quali orizzonti. E poi quel suono, insieme vago e selvatico, crudele, ma non privo di una certa dolcezza, il ruggito dei leoni, nel deserto notturno delle case. Non ho mai capito che cosa producesse quel rumore, forse invisibili officine o motori di automobili sulle salite, o forse il suono nasce più che da un fatto presente, dal fondo della memoria, quando fra il Tevere i boschi, sulle pendici solitarie, si aggiravano le belve e le lupe allattavano ancora i fanciulli abbandonati. L'arrivo a Roma del protagonista comporta il primo contatto con la nuova redazione del giornale, appunto, che dovrà dirigere, e l'insinuarsi sempre più insistente, direi ma inesorabile, del senso di delusione e disorientamento. Questo stato d'animo del protagonista trova un correlativo oggettivo appunto nell'orologio, Omega, ricevuto in dono dal padre, la cui cassa si rompe subito all'inizio dell'avventura romana. Sarà la critica più recente a cogliere il simbolismo insito nella rottura dell'orologio, dell'oggetto, che viene letto come la perdita di se stessi e la condizione di trovarsi fuori dal tempo, già anticipata tuttavia nel romanzo da un personaggio, Martino, un amico del protagonista, che parla di coscienza fratturata, di tempo interno, di io reale. Per creare questo personaggio, Levi si è servito della fisionomia e della peculiare postura culturale vicino a Jung di Bobby Bazlen, una personalità molto importante della cultura del dopoguerra. Pensiamo solo all'influenza che ebbe appunto su tanti intellettuali italiani, che si concretizzò nella collaborazione con la casa editrice Adelphi. Sono
Su di lui va ricordato anche un importante romanzo novecentesco di Daniele Del Giudice, Lo stadio di Wimbledon, nel 1983, che è costruito come un'indagine su appunto l'autore. Nei tre giorni il narratore si aggira come una sorta di vagabondo, potremmo dire anche un flaneur, no? Per la città, arriva alla Garbatella, poi si deve recare a Napoli in visita allo zio materno, cioè Claudio Treves, un giornalista e personaggio di spicco dell'antifascismo torinese. Sono tre giorni davvero intensi, che assumono un valore allegorico. Si possono leggere come un intervallo temporale che separa una condizione di progettualità, la resistenza, da una di realtà storica, nella quale si ribadisce un patrimonio di valori che si era creduto insostituibile e indispensabile per la realizzazione del nuovo Stato, è dismesso, depositato, lasciato in un deposito, e quindi quei valori non hanno potuto trovare spazio nel nuovo assetto politico. Per Levi, fascismo non è solo una parentesi, come per Croce, ma un male profondo di tutta la compagine sociale, pronta a rinascere, anche all'interno di un contesto apparentemente democratico. Levi mi ha ricordato Gaber quando dichiara, riguardo a Berlusconi, il fatto che Berlusconi era stato introiettato dai contemporanei. E lo stesso Levi parla di una generazione che ha vinto il fascismo dentro di sé. Roma rappresentava tutti gli aspetti negativi di un mondo falso e fallito: il centralismo, la burocrazia, il nazionalismo, il fascismo, l'impero, la borghesia, la monarchia, il clericalismo. È sempre Levi che scrive. E ci sono paragrafi che sono comici sugli uscieri, che sono i veri padroni della città, che avrebbero potuto tornare a godere da padroni di quel meraviglioso intrico di corridoi. Secondo Casorin, un personaggio del romanzo, dietro il quale è celato Manlio Canconi, il solo problema era quello di saper far durare ancora la propria lunga vita, ora che ci sarebbe stato bisogno di loro. Il liberale Leone Cattani dà inizio alla crisi di governo. Al centro della scena con la quale Levi sceglie di appunto fissare quel momento storico così importante, al centro Parri tra De Gasperi e Togliatti, che vengono definiti sacerdoti di un tempio, che celebrano una cerimonia in cui i valori della resistenza vengono appunto cristallizzati nei riti che sanno molto di una liturgia. Alla notizia della caduta del governo, la redazione del giornale si riempie, che è un appunto dei luoghi in cui si svolge il romanzo, servono le discussioni, diventa come un punto di raccolta di tutti quelli parlano, discutono, no, di questo fatto terribile, molto significativo, molto importante, di peso. Le discussioni fermano, tutti fumano, arrivano molti convinti che ci sia qualcosa da fare. E scrive Levi, uno di loro, un giudice di Novara, fa un lungo discorso che si sofferma sul potere di Roma di coprire con vuota retorica la sostanza di idee ritenute rischiose. Qui tutto si impantana e perde forma, o meglio, prende una forma retorica e perde la propria sostanza. Qui soltanto poteva saltare fuori la bella teoria della continuità dello Stato, di cui ora cominciamo a vedere le applicazioni pratiche. Una continuità che vuol dire immobilità, o peggio, ritorno indietro. Non c'è una massa operaia qui a Roma, non ci sono contadini. Sono gli impiegati, cioè dei parassiti. L'unica cosa che sanno fare è il vino dei castelli. Lo chiami vino quello? Quello non è vino, è un veleno. La fama di quel liquido giallo è pura sporcheria. Gonfia, appesantisce, pesa, fa venire il mal di testa, intorpidisce, addormenta. È un veleno. I romani, attraverso chissà quante generazioni di bevitori, ci sono abituati. Ce l'hanno nel sangue. Deve essere questa sua fazione ereditaria che li rende così indifferenti. Pigri, meschini, materialisti. Come si è visto fin dalle prime parole del testo, la narrazione si sofferma e dilata la dimensione soggettiva della percezione sul girovagare senza meta e senza tempo del protagonista, e questo soffermarsi, questi, come dire, no, queste fratture nella favola sono frattura a favore dell'asse verticale della memoria, secondo una tecnica incastro, cioè continuamente il racconto subisce delle fratture che vengono riempite con dei ricordi. Anche l'immagine di copertina, dove c'è un gufo accanto a un orologio, evoca una temporalità
diversa da quella ordinaria, arcaica, perché non c'è solo l'orologio, c'è anche il gufo. E infatti il gufo incarna proprio questo tempo antico che si fonde con l'immagine dell'orologio, che è il simbolo del tempo che fugge. Sebbene la particolare simpatia verso gli uccelli, in particolar modo verso i gufi, scaturisca dell'opera della vita di Levi prima dell'incontro con Saba, l'autore dimostra come in realtà le ultime raccolte poetiche del poeta triestino, soprattutto Uccelli, esercitino una specifica influenza sulla definizione della valenza simbolica del gufo e della doppia temporalità interna al romanzo. La vicenda, abbiamo detto, si consuma in 3 giorni e 3 notti, in cui il tempo della storia è sopraffatto dal tempo del racconto, attraverso queste dilatazioni. Intervengono continuamente digressioni della memoria che producono sul testo l'effetto di complicare il piano della temporalità, e Levi dà delle indicazioni per capire chi lo ha ispirato in questa scelta, e indica proprio nella prefazione al Tristram Shandy, che comincia con la frase, lo ricordo, scusa caro, non hai dimenticato di caricare l'orologio, di essere debitore per l'ispirazione appunto dell'orologio alla linea comico-grottesca inaugurata da Cervantes, continuata poi appunto con l'autore inglese settecentesco. La forma tradizionale del romanzo viene destrutturata in nome di 2 principi fondamentali che Stern introduce: la digressione e la progressione. Il tempo è continuamente sospeso e la narrazione è continuamente interrotta e dilatata, come abbiamo detto. È ovvio che lo sia, poiché il protagonista non dispone più dell'orologio regalatogli dal padre, e quindi, no, come dire, il timone che lo possa guidare in queste 3 giornate. E quindi il lettore viene proiettato in un mondo deforme, grottesco, con l'intenzione di ritardare il più possibile la presa d'atto di che cosa? Dell'irrimediabile sacrificio avvenuto dei valori civili e corali della resistenza. In sostanza, il romanzo è il tentativo di esorcizzare questa delusione del risveglio e di ripensare il tempo del presente nell'ordine di una nuova concezione della storia e della temporalità. Tra le suggestioni sicuramente che hanno dato forma a questa originale postura intellettuale, però se noi la collochiamo nel periodo storico appunto della metà del Novecento, cioè la troviamo del tutto coerente con quello che abbiamo cominciato a definire come categoria letteraria il modernismo, perché il tema del tempo all'interno degli autori del modernismo è davvero presente. Fra queste suggestioni ci sono appunto quelle che hanno influenzato gli autori del modernismo italiano, e bisogna ricordare Bergson sicuramente, i saggi sui dati immediati della coscienza del 1889, dove si distingue il tempo matematico e il tempo interiore della durata, che non è immaginabile nello spazio in modo conseguenziale. E poi, sempre di Bergson, Introduzione alla metafisica del 1903, che viene pubblicata da Papini in Italia nel 1930, dove si sottolinea l'importanza dell'intuizione rispetto all'analisi razionale. E lei stessa dichiarare in un altro suo importante libro, Paura della libertà, e tra i suoi intellettuali di riferimento il filosofo francese Émile Gauchartier, detto Alain, in particolare ricordato da Levi per l'opera Les Dieux del 1933, a cui Levi si ispira per la teoria famosa dei Luigini contadini, che è un appunto delle sezioni più famose citate dell'orologio. La definizione socio-antropologica è affidata a 2 amici. Dopo la polemica conferenza stampa del Presidente del Consiglio, quindi tarda sera del 24 novembre 1945, fuori il Viminale la notte fredda, davanti al palazzo sulla spianata, ci sono rimasti gruppi di uomini per commentare e discutere nella massima eccitazione prima di correre alla sede dei rispettivi partiti per esaminare la situazione da capo e decidere sul da farsi. Tutti sono agitati, preoccupati, aggressivi. All'uscita dal Viminale i 2 amici prendono Levi sotto braccio e insieme attraversano il traforo che collega Via Nazionale a Via Barberini, impegnandosi in un ampio e approfondito dialogo in cui trova spazio appunto la famosa definizione di contadini e luigini. I 2 amici sono Carmine Bianco, individuato in Manlio Rossi Doria, e Andrea Valenti, che invece è stato individuato in Leo Valiani. Carmine era piccolo, squadrato, come un contadino. Qualcosa di contadinesco aveva anche nel viso, giallo come l'argilla e precocemente rugoso, nella luce un po' fissa e paziente degli occhi
nella lentezza dei movimenti, nei vestiti scuri e trasandati, nelle inflessioni ostentatamente dialettali del parlare, di un dialetto indeterminato, misto di romanesco, napoletano, pugliese, ma sul naso aguzzo portava degli occhiali da professore, come effettivamente era, e tecnico dei lavori della terra e coltivatore moderno di un suo piccolo podere modello. Era stato comunista da giovane, aveva passato qualche anno in prigione, c'era tornato recentemente sotto i tedeschi, da molto tempo aveva lasciato con le sue prime opinioni, volgendosi a interessi apparentemente più piccoli e quotidiani, ai contratti, alle riforme agrarie, all'irrigazione, ai metodi di lavoro, a tutte quelle attività che possono cambiare la faccia di un pezzo di terra, ma anche verso i grandi progetti, le grandi visioni, tuttavia attirato, oscillava così tra due poli, stava a cavallo con un piede sulla politica pura e l'altro sulla pura tecnica, ma questa stessa incertezza chiariva le idee, gli impediva di fossilizzarsi in un'abitudine mentale, lo conservava vivo e appassionato. L'altro, Andrea, quindi alias Leo Vagliani, era un uccello di gran volo, era stato anche lui un comunista, fino a qualche anno prima, ma mentre in carmine questa esperienza era passata senza quasi lasciare traccia, sepolta sotto la terra smossa dalle vanghe dei contadini, lui aveva lasciato un segno profondo e un'infinità di problemi. Era passato attraverso le prove più diverse, guerre, battaglie, direzioni di partiti, lotte di intendenze, di fazioni, emigrazioni, esili, campi di concentramento, prigioni, studi approfonditi di filosofia, di storia e di scienze economiche e finanziarie, avventure umane di ogni genere, amori, tempeste, infine un'attività bellissima nella direzione della guerra partigiana al nord. Era giovane ancora, tanto che si domandava quando avesse avuto il tempo di mettere insieme tanti così profondi elementi di vita. Da tempo aveva preveduto la crisi e molti altri fatti che erano avvenuti o che dovevano succedere poi. Il piacere delle idee lo consolava della tristezza delle previsioni, nel senso delle delusioni inevitabili. È Andrea che spiega la distinzione tra contadini e luigini. Ecco, i due veri partiti che, come direbbero nel Mezzogiorno, si lottano, le due civiltà che stanno di fronte, le due Italie, sono quella dei contadini e quella dei luigini. Contadini e luigini, gridò alzando le braccia nel frastuono della caverna, il tunnel appunto. Ecco i due movimenti, nemici impenetrabili, ecco le due sole categorie della nostra storia. Contadini e luigini, luigini e contadini. Le cose vanno chiamate con i loro nomi. Io ho scelto questi perché sono veri. Contadini, non c'è bisogno di aggiungere altro. Non ti pare, Carmine? Ebbene, chi sono i contadini? Sono prima di tutto i contadini, quelli del sud, ma anche quelli del nord. Quasi tutti, con la loro civiltà fuori dal tempo, dalla storia, con la loro aderenza alle cose, con la loro vicinanza agli animali, alle forze della natura, della terra, con i loro dei, i loro santi, pagani e prepagani, con la loro pazienza e la loro ira, via via. È un altro mondo, il mondo della magia, dell'indistinzione, la civiltà della tradizione orale, della lingua fondata, anziché sugli ideogrammi, sugli idofonemi, è l'oscuro fondo vitale di ciascuno di noi. Tutto questo siete voi a insegnarlo, ma non sono soltanto i contadini, sono anche naturalmente i baroni, che, non mi guardate così traverso, non si tratta di dividere i buoni dai cattivi, non sono né predicatore né demagogo, né moralista, ho detto i baroni, cioè quelli veri con il castello in cima al monte, i baroni contadini. Tu li conosci, Don Carlo, e poi ci sono gli industriali, gli imprenditori, i tecnici, soprattutto quelli della piccola e media industria, e anche qualcuno della grande, non quelli che vivono di protezioni, di sussidi, di colpi in borsa. Gli altri, quelli che sanno creare una fabbrica, quel poco di borghesia attiva e moderna, che malgrado tutto c'è ancora nel nostro paese, per quanto possa sembrare un anacronismo. E anche gli agrari, tanto attuali in questi giorni, magari grossi proprietari di terre, ma anche quelli che sanno dirigere una bonifica, ridare una faccia alla terra abbandonata e degenerata. Anche loro sono contadini. E gli operai, non quelli corrotti o alleati, senza saperlo, dai loro padroni in difesa di un povero, alleati dei loro padroni in difesa di un povero interesse di sezione. Non quelli che non sai più se compiangere come sfruttati o disprezzare come sfruttatori, ma tutti gli altri, la gran massa operaia. Non importa come la pensino, in quale partito sono organizzati, sono contadini anche loro. E non solo perché vengono in gran parte dalla campagna, ma perché su un altro piano hanno la stessa sostanza. La natura per loro non è più la terra, ma sono torni, frese, maglie, presse, trapani. Sono a contatto diretto con questa natura, ne fanno nascere le cose e la speranza, la disperazione. Sono contadini tutti quelli che fanno le cose, ecco la sintesi, che le creano, che le amano, che se ne contentano, eccetera. E i luigini chi sono? Sono gli altri, la grande maggioranza della sterminata informe ameboide piccola borghesia,
con tutte le sue specie, sottospecie varianti, con tutte le sue miserie. Sono quelli che dipendono e comandano, amano e odiano le gerarchie. Sono la folla dei burocrati, degli statali, dei bancari, degli impiegati di concetti, militari, gli avvocati, gli studenti, i parassiti, ecco i luigini, i preti naturalmente, e anche gli industriali, i commercianti che si reggono sui miliardi dello Stato, e anche gli operai che stanno con loro, e gli agrari, i contadini della stessa specie, tutti questi sono luigini. Poi ci sono i politicanti, eccetera, ce li mettiamo dentro tutti. E aggiungete infine, per completare il quadro, i letterati, le terre dei letterati dell'Eterna Arcadia, anche se per fortuna non sanno né leggere né scrivere. Questi sono i luigini, il grande partito luigino, perché badate, i luigini sono la maggioranza democraticamente, voto contro voto, vincono loro, sono di più, lo dicono le statistiche in questo paese piccolo borghese. E noi, i contadini, siamo la minoranza, ma una minoranza molto grossa, che si avvicina quasi alla metà, al 49%, che oscilla questo limite massimo, eccetera. Quindi i luigini hanno il numero, hanno lo Stato, la Chiesa, i partiti, i contadini non hanno niente di tutto questo, non sanno neppure di esistere, di avere interessi comuni. Sono una grande forza che non si esprime, che non parla. Il problema è tutto qui. La lunga citazione è esemplificativa dello stile di Levi, costruito secondo uno schema che si ripete, su lunghi ritratti dettagliati, sia per cogliere con precisione il fondale, come dice, oscuro e collettivo da cui nascono i suoi personaggi, sia per avvicinare il lettore e renderlo disposto a seguirlo nei lunghissimi periodi della pagina di cui vi siete resi conto, appunto, che vengono a loro volta dilatati, sempre per riprendere la questione del tempo, da queste infinite enumerazioni per asindeto, che sono, possiamo considerare, elementi di un'epica moderna, potremmo anche dire modernista. In quale genere collocare questo tipo di scrittura? La domanda la pongo anche didatticamente, cioè come insegnante, se devo invitare i ragazzi a leggere questo libro, ho bisogno anche di catalogarlo, diciamo così, no? Inserirlo. Soprattutto loro hanno bisogno di questo. E Levi scrive una poesia dedicata all'orologio e alla struttura del romanzo, dove mette in evidenza il punto fondamentale, cioè la volontà di ricerca del molteplice dentro l'orologio, ok? La poesia la troviamo in Poesie dell'orologio e comincia come il romanzo. Ruggito di leoni nella notte, del profondo del tempo alla memoria, gufi, madonne, simboli, interrotte vicende senza tempo, senza storia. Selve di case, uccelli, rami, grotte, corte di topi di disfatta gloria. Ed occhi e voci e gesti ed oro e scoria, verde ritorno dell'età corrotte, briganti al bosco, serpi alla mammella, re veri e finti, ministeri, pezzenti, contadini lavanghe e vermi in sella, compianto antico e funerario elogio, coraggio e fame e uomini pazienti, e Roma e l'Italia, questo è l'orologio. Nella struttura di questo sonetto, appunto, Levi rappresenta in modo visivo, perché dobbiamo dimenticare una cosa che non ho detto, perché insomma non è una presentazione generale di Levi, no? Per chi non ha mai sentito parlare naturalmente, ma bisogna ricordare a questo punto che Levi è un grande pittore anche, e aveva frequentato la bottega di Casorati, e diciamo che dopo le sue tre opere principali, cioè Cristo si è fermato a Ebri e La paura, adesso in questo momento mi sfugge il dito, ma l'ho citato prima, e l'orologio, continua a scrivere, soprattutto si dedica all'attività giornalistica, ma prevalentemente si dedica alla pittura. Nella struttura del sonetto rappresenta in modo visivo, con questi oggetti, no, messi in successione, il principio del molteplice nell'unità, che è appunto il sonetto, così come nell'unità del romanzo. E in un altro testo, che si intitola Roma fuggitiva, sempre sul tema della fugacità del tempo, e scrive che il sonetto è l'indice del libro e di quella che mi pare essere Roma, e la vita infinita e infinitamente individuata che vi scorre come un fiume ininterrotto. Non riesco in questo intervento a dare conto della ricchezza dei contenuti di questo testo, perché le vicende che lei attraversa in questi 3 giorni sono davvero incredibili, e sempre rimane la narrazione su questo confine tra il reale, diciamo, il fantastico.
no? Un fantastico che però è come se partisse dal reale, come se fosse l'altra faccia del reale, la parte grottesca del reale. E per capire come definire questo romanzo e dove metterlo, chiedo aiuto a Maria Corti, che in un intervento dà questa indicazione, no? Dove inserire l'orologio di Levi? Bisogna porsi questa domanda. La sua opera fu complementare o alternativa a quelle nate in quello stesso clima? Clima al quale era impossibile sfuggire, come scrisse Calvino nel Sentiero degli Indiragno, no? Dice, e del suo libro, Il Sentiero, dice Calvino, più che come un'opera mia, lo leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale di un'epoca, che è più o meno l'epoca appunto dell'orologio. Quindi il neorealismo, ci spiega Maria Corti, fu un movimento debole, che è caratterizzato dalla presenza di costanti tematiche formali. Una costante è l'idea di una potenzialità narrativa nuova che nasce proprio da un forte e immediato rapporto con la realtà italiana, ma anche regionale e soprattutto popolare. Infatti si è parlato di romanzi populisti, in tensione con la cultura nazionalistica del ventennio, con un forte senso della collettività come forza attiva e comunicante, rafforzato anche dalla tradizione orale, da quella voce anonima popolare per cui Calvino sempre scrisse: ci muovevamo in un multiforme universo di storie. La prima differenza per cui possiamo cominciare a dire, a trovare una casella per questo romanzo, che non è un romanzo neorealista. Levi non parte dalla descrizione della realtà, ma da una scoperta. In Lucania, nel Cristo si è fermato Eboli, era la scoperta di un mondo in cui le cose stavano in una loro eternità e lo scrittore le faceva riemergere in sostanza, le faceva nascere di nuovo. E quindi, a differenza di altri, ha scoperto la storia fuori dalla storia e dal tempo. Anche nell'orologio fa questo, perché attraverso quelle dilatazioni temporali è come se si prendesse il tempo per tirar fuori, cioè scavare altro materiale che è nascosto nella realtà, farlo riemergere appunto. Levi, a differenza di altri, ha scoperto appunto la storia fuori dal tempo. Ha alcuni elementi tematici con i neorealisti, la collettività, quindi l'interesse per la collettività, l'interesse per la classe popolare, il regionalismo come emblema di una narrazione plurifocale e l'iteratività, cioè la ripetizione dei discorsi esistenziali. Però il punto di vista è antitetico. Per Azor Rosa si può parlare di uno spiccato interesse sociologico che caratterizza le opere di Levi, ma in Levi prevale uno sguardo antropologico più che sociologico, che diventa inaspettatamente poetico. Gli oggetti dell'osservazione di Levi appartengono a un tipo di cultura che non è la sua, soprattutto nel Cristo si è fermato a Eboli. La narrazione plurifocale gioca a favore del genere romanzo, ma manca quella che nel Cristo manca quella che è la polifonia linguistica, che per Bakhtin è tra i fondamenti del romanzo. Invece nell'orologio subentra un altro elemento che rende un po' difficile inserire questo testo nella categoria del romanzo neorealista. Lo individua il poeta Vittorio Sereni, che scrive, appunto a proposito dell'orologio: due orologi in realtà battono nel testo e si contrastano con rispettivo ticchettio appunto nel libro. Sono due gli orologi che battono, ne manca uno, l'oggetto concreto, cioè il correlativo oggettivo del disorientamento manca, ma in realtà la narrazione procede su due orologi, su due tempi. E quindi Levi non può essere definito neorealista, ma possiamo dire un realista di tipo nuovo. È un libro molto importante, dice sempre Maria Corti, dal punto di vista del ruolo dell'intellettuale, dell'uomo europeo. È un libro enormemente importante, ma dal punto di vista della realizzazione letteraria, probabilmente, secondo la Corti, i due ticchetti probabilmente si disturbano. Quali sono questi due ticchetti? Allora, da una parte abbiamo la narrazione della vicenda al centro del libro, quindi i tre giorni famosi, sullo sfondo della storia, i fatti della storia. Dall'altra c'è continuamente
questo emergere della memoria. Quindi questo emergere della memoria va costituito in un altro piano narrativo che possiamo definire memorialistico. Quindi di nuovo abbiamo, come avevamo già detto rispetto al tempo, no? Il tempo che scorre e parallelamente un altro tempo, che è il tempo della memoria. Quindi forse la categoria più adatta dove inserire questo testo è quella appunto del memoir o della memorialistica, che è tanto attuale nella narrativa contemporanea, perché è un genere che si è riattivato enormemente appunto negli ultimi anni, con tantissimi testi dove il protagonista è il narratore e l'autore coincidono, mi viene in mente la trilogia di Walter City, per esempio, e il protagonista narratore mette il suo nome, si mette in prima persona nel testo, come abbiamo visto qui quando abbiamo letto la lunga citazione della definizione di contadini Luigini, il personaggio dice Carlo, no? Quindi chiama il narratore protagonista col suo vero nome, non è celato dentro un personaggio, è il suo vero nome, è il narrante, quindi il narratore presente nel testo. Questo è una cifra peculiare, proprio, cioè un segnale chiaro per inserire questo libro nella memorialistica o nel genere del memoir. Avevo detto all'inizio perché leggere questo testo, perché proporlo agli studenti, per la qualità altissima della scrittura. Ma forse c'è anche qualche altro motivo. Perché c'è chi ha visto appunto in Levi una critica anticipata ai modi della globalizzazione attuale, priva di regole. Cioè ha visto una critica alla politica del tutto subordinata all'economia e dall'altra Levi soprattutto porta nei testi, nell'orologio in particolare, la prefigurazione di una politica diversa che rifiuti partiti e leader, riaffermando invece la sua vicinanza a una politica di dimensione civica, cioè un impegno etico individuale. Quindi non la politica come la tecnica per gestire il potere, i partiti, no? Ma una politica come moralità, con lo scopo di creare un contropotere, una politica che sia in sé un'esperienza di formazione, quindi educativa, uno strumento di rinnovamento di una civiltà. Quindi, in sostanza, una lotta politica che si può paragonare alle grandi lotte religiose, tipo la Riforma protestante, soprattutto viene caratterizzata da questo esercizio di autonomia come pedagogia, no? Allora l'orologio era stato stroncato, abbiamo visto, come decadente. Perché vabbè, raccontava la disillusione politica del dopoguerra, no? Però in forme irrazionali, intuitive, in strutture, abbiamo detto, dilatate, architetture strane, no? Meravigliose, fantastiche. E quindi viene rimossa la posizione politica di Levi nel dopoguerra. E Levi stesso ricorda come il marxismo del Novecento abbia monopolizzato ogni critica alla borghesia esistente. Nel 1932 scrive: il nome stesso di comunismo ha una capacità di attrazione per il suo carattere mitologico di società futura. Mentre, per esempio, notava che il programma di giustizia e libertà lasciava insoddisfatti perché non aveva la stessa carica mitologica, ma per la mancanza di miti. Invece, valorizzava l'idea della politica come autogoverno, valorizzazione delle autonomie locali, credo che questo sia un, diciamo, contenuto che possa interessare i lettori giovani di adesso, perché li vedo orientati verso questo tipo di intervento politico nella realtà, cioè un autogoverno, la valorizzazione delle autonomie locali, il potere preso dal basso, no? Che allora sembrava era forse più a sinistra dei programmi del Partito Comunista. Quindi l'autonomia di fondo è l'idea centrale, no? Come concetto fondamentale della rivoluzione. Allo stesso tempo, progetto e utopia di un futuro Stato, ci auguriamo, libero. E vi ringrazio dell'attenzione. Lascio la parola ad Antonio Canovi.
Sì, mi sentite? Sì. Sì. Perfetto. Allora, buongiorno, ringrazio di questo invito e la giornata, il corso è dedicato a Cesare Grazioli, quindi diciamo con il quale in effetti insomma, tutti noi abbiamo forse condiviso, no? Appunto anche, forse momenti anche diversi, ad esempio, visto che avete presentato anche questa attività di storia orale, di storia con le memorie, diciamo così, che faccio con altri, con l'associazione AISO, devo dire che appunto a Reggio insomma, ci fu un gruppo nutrito di storici orali e Cesare ha fatto alcuni studi, ho scritto dei saggi di storia orale, in effetti. E prima di, insomma, forse vocarsi in maniera anche più, no, appunto, è quasi una vocazione, si diceva appunto, di quella di formatore e quindi di anche non solo realizzatore, descrittore, ma anche inventore anche di, forse di una metodologia, una manualistica appunto che diciamo appunto che non esisteva, ecco, insomma. Quindi insomma, effettivamente insomma, a questo punto insomma, siamo tutti un po' anche insomma, presi ecco, da questo ricordo di Cesare, da questa ecco, rispetto a quello che mi è stato chiesto, quindi anche ho provato a pensare perché appunto io non ho questa parte diciamo più anche forse di docente sistematico, anche se certo intervengo nelle scuole da tanti anni, decenni, quindi ho provato a pensare appunto cosa appunto può fare uno storico che lavora con la memoria, quindi che comunque lavora con la lingua fondamentalmente, perché se no con la memoria non riusciamo a lavorare. E quindi diciamo rispetto a quello che allora è stata la presentazione, su cui insomma non è stata una, anche per me è una novità sentire Claudia appunto sull'orologio, non ci hanno detto alcune impressioni, ma quello mi ha colpito in effetti certamente l'ampiezza anche dell'analisi critica comparata che hai fatto, e anche questa carica un po' forse delle quasi di utopia però che, no? che ho letto tra un po' tra le righe, quindi un libro che è davvero complesso, devo dire che personalmente la prima volta che lo lessi, quindi molti anni fa, cioè, insomma, è un libro che aveva qualcosa che disturbava, cioè c'era qualcosa che è definitivamente è un libro che diciamo chiede di entrare appunto dentro a un paesaggio differente. Io vorrei partire un po' da questo, perché poi se, non so se riuscirò nelle prossimi incontri a proporre questa chiave del paesaggio in maniera anche così efficace, diciamo. Però appunto riprendiamo anche dal finale, quindi c'è un Levi pittore. Credo che appunto questo libro è un libro ovviamente in cui io entrerei dal paesaggio, solo che poi io sono più insomma un lettore di Berger, quindi insomma puoi dire in quel punto che sostiene che in ogni scrittore comunque no, c'è un paesaggio che lo abita, che abita il libro, che abita lo scrittore, quindi c'è una ricerca anche di risonanze, ecco, da questo punto di vista. Ci sono paesamenti e anche spaesamenti. Allora, io provo appunto a riprendere, insomma, idealmente, questa, e collegarlo anche a cose che lui scrive, quindi questo sguardo di Levi, quindi, e poi, insomma, arriveremo anche alla storia, perché certamente, visto che dagli storici ci attende anche di avere una qualche persino cronologia, questa è la nostra dannazione, va bene. Io direi che no, la prima cosa appunto che mi colpisce, riprendo anch'io comunque Roma, cioè nel senso che c'è un paesaggio, diciamo, che in cui viene collocata questo libro. C'è vero che c'è un viaggio a Roma, a Napoli, così, insomma, però diciamo è da Roma che parte. Ed è e c'è questa, tanto è un libro che nelle prime 7-8 pagine, veramente, vuol dire, c'è già tutto quello che poi dopo anche. E quindi questa Roma con i leoni, no? Questa metafora, qui usa anche delle metafore anche legate tanto agli animali. È una, quindi, la Roma che lui, diciamo, che lui vede, che lui cerca di interpretare a modo, cioè, sì, perché alla fine cerca anche di farlo, però, come dire, in cui fa fatica proprio a calarsi, è una Roma, diciamo, oscura sicuramente.
Quindi, in questo senso è un paesaggio che è proprio è legato in realtà alla Roma antica, a una Roma vasta, come la conosciamo comunque peraltro, nei suoi spazi, una città assolutamente, diciamo, da questo punto di vista, policentrica, ecco, in realtà, cioè, perché si va spesso in un piccolo centro, ma la città è policentrica, è una città che è anche una civiltà, ecco, e da questo punto di vista effettivamente quando dire, entra nella città, beh, non solo c'è l'oscurità dei leoni, ma ad esempio, ho visto che è stato fatto un accenno, quindi su questo ritorno, c'è un viaggio dentro la città, cioè vai in una borgata ed è la Garbatella, che oggi è tra le borgate, diciamo, in realtà più note, visitate, insomma, quindi insomma, con carattere. Ma lì proprio cita anche in maniera molto precisa, cita il lotto 42, no? Cita quindi un lotto bombardato. L'immagine che restituisce è un'immagine, insomma, di degrado ma anche agghiacciante, perché è il, diciamo, questo tappeto nero, i colori di Roma sono tutti neri, che ci restituisce. Addirittura a un certo punto avremo anche un morto lungo le scale, che rimane lì lungo le scale e nessuno se lo, no, se lo porta via, questo povero morto. È quindi un tappeto nero di topi, cioè proprio ed è una descrizione. È una scena terribile, infatti. Che anche perché poi ritorna, cioè in un lotto, no? Quindi sono bombardato, quindi insomma, purtroppo abbiamo ben presente queste immagini delle case bombardate. E quindi, come dire, sotto appunto, senza nessun riparo, senza nessuna separazione reale. C'è una piccola distanza altimetrica, se vogliamo, perché si è appena sopra, con bambini, con donne, sono solo donne e bambini, anche piccolissimi, ci sono tutti questi topi neri, cioè, che è una cosa che insomma. Allora, chiaramente, allora, vado avanti ancora un attimo. Poi, in realtà, ad esempio, c'è qualcosa che agghiaccia, c'è qualcosa di oscuro, c'è qualcosa che potrebbe forse liberare tutto ciò, ma non si realizza mai, nel senso che non è neanche realizzabile, credo. Quindi la dimensione psicoanalitica è molto forte, questo libro, in realtà, chiamiamolo onirica, se vogliamo, però è assolutamente... Questo può essere una cosa che disturba se uno non entra dentro appunto, non accetta se di farsi anche un attimo, appunto, mettere in discussione, ed è qualcosa che senz'altro all'epoca non poteva che risultare molto disturbante, perché comunque la materia di cui parla è la politica, ma l'affronta con delle chiavi assolutamente, direi, originali, cioè è veramente molto originale questo libro, da questo punto di vista. Però dico appunto sulle cose appunto, dire, non realizzabili, c'è anche tutto questo, dire, quando appunto entra nella città, che poi scende, perché lui spesso ha delle vedute dalle finestre, dall'alto. C'è il giorno, o sta negli scantinati o sta in alto, ma quando arriva all'altezza della strada, si dopo poi entra nelle osterie. Le osterie sono tristi, perché comunque appunto sono sobrie, specialmente quelle di una politica molto sobria come questi azionisti, in cui insomma, sono mense, in cui oppure appunto invece sono luoghi in cui ci sono appunto dei transiti continui, molto bene, cioè corretta lettura della transizione, perfetta proprio, anche nel modo che si legge questo paesaggio. Ci sono anche, d'altro, vuol dire, dei sogni erotici in questo libro, che non sono mai realizzabili. C'è tutto un modo in cui vede le donne, in cui le vede e poi le sfugge insieme, no? che andrebbe visto meglio, quindi, perché comunque è qualcosa che sta appunto, vuol dire, in una che si confronta appunto con una parte, quindi con miseria, degrado, oscurità, su cui devo dire non c'è mai un giudizio morale. Questo è molto interessante, cioè c'è una morale sua ma non è mai moralista, E questo è piuttosto interessante. Dall'altra, certo, c'è sui desideri, perché comunque è un libro che desidera qualcosa. Che cosa desidera? Evidentemente a Roma non riesce a desiderare nulla, per questo non è realizzabile. E lui a un certo punto guarda il cielo, ma proprio nelle prime pagine c'è tutto, c'è anche il cielo che guarda è vuoto,
sotto c'è la foresta, i leoni, la notte, sopra un cielo che è vuoto. Allora io direi quindi che da questo punto di vista manca la luce. Che cosa, cioè lui si confronta con che cosa? Con, anche qui uso, richiamo una sua definizione, perché è vero, è un libro, le parole sono ovviamente scolpite. Lui dice, parla a un certo punto, il piccolo mondo della permanenza, ma lo dice già a pagina 6, che è un mondo quindi che lo affligge in realtà questo, ma perché lo affligge? Che qui non è un punto di discorso di piccola storia, grande storia, piccola, anzi, è proprio viceversa, cioè ciò che lo affligge è che questo piccolo mondo della permanenza è chiaramente l'eredità del fascismo. E questo cambiamento. E quindi un'eredità nera del fascismo. Allora, in questo senso è un libro sicuramente che oggi ci deve interessare, perché si pone il tema appunto di come ereditare una memoria storica, no? di come ereditarla, che vuol dire sempre sceglierla, evidentemente, e quindi scegli cose, ne lasci altre, vuol dire anche forse un'idea di rigenerazione. Allora, sicuramente, se questo è il primo paesaggio, il secondo paesaggio suo è un paesaggio invece appunto, direi onirico, decisamente onirico. Perché onirico? Perché citavi giustamente prima, Claudio, no? Questa definizione anche della frattura delle coscienze. Qui c'è anche una dilatazione dei tempi, no? Quindi c'è uno spaesamento, è molto chiaro, no? Da questo punto di vista. Però diciamo c'è anche appunto un tentativo di riconoscimento. E qui in realtà direi questo più che ancora che l'antifascismo dire è un dato esperienziale, qua è un dato assodato, e diciamo è la tua soggettività che ti porti anche dal nord, perché comunque in questo caso è un nord, diciamo, che si rappresenta attraverso la guerra di resistenza. Noi sappiamo che la resistenza è stata fatta in realtà in tutta Italia, questo ricordiamo, cioè, che è importante, in tempi anche diversi. Ricordo sempre anche di Napoli, che si è liberata da sola, è molto importante che ce lo ricordiamo. Però, come dire, poi non c'è stata una liberazione, questo è il punto. O non è stata governata, come è stato detto prima molto bene, citando appunto Firenze, no? Che è la prima, insomma, grande città, no? Che in effetti qui c'è un CLN che è nelle condizioni anche, no? di presentarsi in maniera organizzata. Ecco, quindi lui ha un'idea, diciamo, piuttosto di liberazione, cioè è la liberazione che lui cerca, una liberazione che rigenera, no? In questo senso, quindi, c'è un sogno difficile. Lui che cosa dice, quindi, Carlo Levi? Appunto, da una parte c'è questa piccola, no, cioè questa permanenza, appunto, no? Che non se ne va, e dall'altra, che lui vede anche nella vita, no? Negli anfratti, negli interstizi della città, nella una certa figura bellissima di donna, Teresa, no? che vende le sigarette come può, che e poi in questo caso appunto è decaduta, è sola, ormai vive in strada, mentre prima aveva una vita, diciamo, borghese. Poi lui dice appunto, invece, lui che cosa cerca? Cerca la gente che aveva altri visi, che così la chiamano, cioè la gente che ha fatto in realtà appunto una che ha fatto appunto una liberazione. C'è anche una descrizione, no? Appunto, magari possiamo anche citare un attimo questo, no? Dice, chi sono appunto le persone, cioè dove abita lo spirito della resistenza? Dice, si vede nelle facce delle persone, nei gesti, sono persone quindi che cosa fanno? Tirano su muri diroccati, si riposano, fanno all'amore, anche questa cosa non è indifferente, lui dice, cercano tutti i modi possibili, senza pigrizie, senza lamenti, di guadagnare la vita, di migliorarla, e con una incredibile rapidità si sono dimenticati della guerra, della paura, del sangue, della servitù, del moralismo, della falsa santità, degli stati e delle leggi, e di tutte le menzogne e le atrocità degli anni passati. Come dire, non... è qualcosa che apre veramente, in questo caso anche persino l'oblio, no? Diventa positivo, perché è un modo in realtà per aprirsi una vita nuova, per cambiarsi, evidentemente. Allora, quindi, diciamo, in questo paesaggio onirico, certo, è un paesaggio dell'utopia, però
questa utopia è un'utopia che lui, ecco, che lui, in cui lui vive anche un sentimento di, forse di rottura di una memoria collettiva. Ho visto che in questo corso, devo dire, è molto attento a tutti gli aspetti, tali obiettivi avete indicato anche questo tema di come confrontarsi con la memoria collettiva. Lui ha un'immagine ancora di animali. A un certo punto, sono segnato a pagina 65, c'è la metafora degli uccelli. Perché dice tutti questi, diciamo, tutti questi anche resistenti che sono diventati, qualcuno lo sarà in una fase molto temporanea, come Parri, altri invece poi lo diventeranno in realtà di lungo termine, quindi che sono al governo, venendo alla resistenza, dice, allora li vede appunto come uccelli, stanno tutti lassù, dice, no? e per quanto siano tra loro diversissimi. Però appunto concede a Parri che cosa? Che è un uccello che sta lassù, perché comunque, e sta lassù perché comunque, Parri, teniamoci, prima di scendere col treno, questo è bello, perché l'immagine di Parri, che Indro Montanelli, no, poi appunto gli fa una cronaca, che ovviamente non poteva mai essere molto pietosa, specie da parte di Montanelli nei confronti di Parri, dice appunto, l'immagine è questa, il 21 giugno lui arriva con il treno, quindi, dal nord, e vede quindi va verso, no? Quindi, il suo incarico, quindi il palazzo appunto della politica, e vede un capannello di persone e va là e chiede, non capisce, così dice, ma che cosa succede? E soprattutto i giornalisti, i politici dicono, ma stiamo attendendo il Presidente del Consiglio. E questo. Allora, lui diciamo, in Parri, evidentemente c'è insomma, cerca, almeno lui cerca un rispecchiamento, cioè lo trova questo rispecchiamento, ed è quello appunto di abitare lassù, ma vedere appunto le Terese che sono per strada, cioè vedere quindi, diciamo, non soltanto la povera gente, ma la gente che, a cui bisogna in realtà offrire degli strumenti e una visione, una speranza, un'utopia, no? Quindi insomma, il tentativo appunto di cambiare il mondo, come diceva prima. Ecco, però appunto questa cosa cioè non avviene, insomma, c'è questo, citava prima Cancogni, no? Quindi Casolino, appunto, c'è l'immagine, no? Appunto, che a cui viene messa in bocca questa frase, che cos'è Parri? Beh, Parri è un crisantemo su Brunelleschi Maio quando si dimette, no? Quindi insomma è veramente in questo senso impietoso. Allora veniamo, sì, magari alla parte più storica in senso stretto. Allora, l'orologio, partiamo da lì direttamente, perché questo orologio veramente è anche un po' angosciante, cioè lui fa dei sogni che sono degli incubi da questo punto di vista, e giustamente cerca una lettura anche psicoanalitica, diciamo. A me l'orologio ha colpito, cioè, due o tre cose mi sono segnato. La prima è che comunque ha a che fare con queste eredità memoriali, cioè l'orologio è un dono del padre. Lui c'è questo dono dell'orologio, ha dovuto tra l'altro impegnare, no? Diciamo, il cinturino, se ricordo bene, comunque, di questo orologio, perché che è d'oro, e quindi è un dono del padre. Quindi c'è comunque tutto un confronto che ha con il padre. Poi, quindi, la sua è una famiglia, come dire, antifascista, legata all'ebraismo, cioè, no? Al socialismo, insomma, quindi, insomma, una cosa... E anche una memoria impegnativa da prendersi in carico. E poi, quindi, poi senz'altro, comunque c'è l'orologio anche da bambino, che almeno per quelle generazioni il dono dell'orologio è un dono. Qui c'era un passaggio dall'infanzia così a un'età comunque in cui l'orologio appunto doveva segnare la vita adulta. Quindi è un oggetto veramente molto, insomma, scelto in maniera simbolica molto, molto precisa. Poi non lo so, io ecco, ho visto, quindi appunto possiamo, c'è, come dire, questo orologio appunto misura anche un tempo in terra, no? È il tempo della storia, cioè per me è proprio la storia, l'orologio. E però appunto è una storia che vuol dire, che si è persa lì. La storia che addirittura anzi viene messa sotto processo, perché il tribunale in cui Benedetto Croce, tra l'altro, appunto, che è l'uomo che poi dice appunto il fascismo, una parentesi, che comunque... Poi dice anche però che ogni storia è contemporanea, quindi vuol dire è un po' complessa la questione. Però c'è questa autorevolezza, ma anche questo imprigionamento in fondo, no?
dentro la tradizione che questi uomini, senz'altro qui c'è l'azionismo che marca una differenza, dicono apertamente, lo dirà Parri, che appunto non c'è stata nessuna democrazia vera prima dell'antifascismo e della resistenza. Cioè questo, quindi, cioè non considera quindi veramente democratici i governi liberali, quindi, e questo è, insomma, è un elemento appunto di, chiaramente di, vuol dire, che segna una frattura politica e storica, direi, no? Da questo punto di vista. Ecco, rispetto quindi forse allora alle date, diciamo, mi interessava citare, vedere alcune date, forse per ricostruire una cronologia, vedere come situare il libro. Allora, diciamo, l'antefatto, secondo me, appunto, è questo vento del nord. Il vento del nord è una citazione presa da Nenni, e comunque, quindi il segretario del Partito Socialista, che poi diventa SIUP, diciamo, in quella fase, ed è appunto alla liberazione, 27-28 aprile, che sull'Avanti, appunto, parla di, adesso me lo sono scritto qua proprio, dice: i resistenti reclamano non una rivoluzione di parole, ma di cose, per essere il culto della libertà e sentimento di giustizia e di eguaglianza per sé e per tutti. Non si accontenteranno di promesse, siamo nell'aprile, 45, e di mezze misure. In codesta primavera della patria c'è per noi un solo punto oscuro, e questo è il finale proprio, insomma, dice: si tratta di sapere se qui a Roma intenderanno o no la voce del Nord e sapranno adeguarsi ai tempi. Diciamo, qui possiamo leggere anche in due maniere, vedo. C'è anche, nel senso che c'è una voce del Nord, in realtà poi c'era anche una voce del Sud che non si riusciva a intendere, perché che era una voce quindi che aveva in realtà combattuto, che si era ribellata, che aveva, però che non era appunto riuscito a costruire delle condizioni storiche, no? Anche di governo. Perché? Perché l'elemento che poi diventa evidente a tutti è quello che esiste un'amministrazione alleata. Cioè, quindi vuol dire, dal punto di vista storico, è questo il problema del governo Parri, e questo è il problema in realtà di tutti i CLN, insomma, no? Anche quelli, diciamo, provinciali, anche quelli, no? Quindi, diciamo, del nord, che non hanno un diritto di legislazione. Attenzione, non è una cosa neutrale questa, cioè la frattura, perché nella transizione qua ci sono appunto molte fratture. Allora, c'è una frattura che, ripeto, ci torno su questo perché va anche un po' ricomposta, che è quella tra, appunto, tra le due Italie, no? Anche, cioè, Giovanni De Luna ne parla molto di questa, e quindi che sarebbe tra un nord e un sud. In realtà, devo dire, nel libro di Levi non c'è tanto il sud, ma c'è Roma, perché quello che racconti di Napoli è più una descrizione, appunto, giustamente antropologica, una descrizione comprensiva quindi di quello che accade, è una descrizione quindi con la sua pietas, non c'è questo sdegno che, diciamo, che invece lui va a situare, appunto, diciamo, nella Roma politica. E poi, diciamo, c'è certamente un rapporto con gli alleati. Proprio con gli alleati, poi qualcosa che viene visto molto bene anche da altri già in quei mesi. C'è già una frattura, io l'avevo indicato nel mio suggerimento, no, di, come chiave di lettura, c'è già la distopia della guerra fredda, cioè c'è già in realtà molto chiara un mondo diviso in due. E da questo vista è vero che non è neutrale il fatto che gli alleati di fatto, appunto, neutralizzino, ecco, questa carica di resistenza come appunto carica legislativa anche e di trasformazione, vuol dire, non è che avviene da parte solo degli alleati. Gli alleati come diciamo quindi alleati militari, quindi alleanze che Stati Uniti ovviamente, ma anche la Gran Bretagna in particolare, sono, diciamo, hanno gli alleati interni, cioè la vedono alla stessa maniera i liberali, ma anche la Democrazia Cristiana. Quindi quando il 7 luglio, no, un'altra data, quindi 45, appunto
il comandante appunto della Elleristo, no? Quindi degli alleati, dice appunto avete un diritto costituente ma non appunto legislativo. E questo cosa vuol dire? Che cosa dobbiamo sempre chiederselo? Come mai abbiamo fatto le elezioni amministrative prima delle politiche in Italia? E viene impedito, cioè gli azionisti lo chiedono, anche i comunisti lo vorrebbero, chiaramente i socialisti, ma non è possibile perché c'è il timore appunto di creare un'assemblea, lo dicono, giacobina, e quindi è un modo per in realtà appunto depotenziare questo. Ecco, quindi allora aprile, 21 giugno appunto inizio di questo governo, pare arriva, dicevo, e arriva, va bene, appunto non riconosciuto proprio, disconosciuto, e arriva con il treno e si parla di un CLN, no? Lui appunto risponde al CLN, c'è un tema, quindi se il CLN deve essere unanime, sarà per questo che poi comunque il governo non potrà, diciamo, fare granché. Quindi c'è la DC, che è quella che, diciamo, in ordine di rilevanza nessuno aveva fatto elezioni, quindi sì, in qualche modo c'è una spartizione di ministeri, di sottosegretari, sulla base di, come dire, proiezioni anche, no? E di rapporti di forza che ti giocherai, quindi diciamo già a Roma. Quindi la DC, ovviamente, prima, ovviamente perché la storia d'Italia la conosciamo, e in effetti poi sarà così. Poi c'è il PSUP come secondo, che poi in realtà a un punto verrà qui, che era all'inizio, poi verrà superato dal PC, che è terzo, è grandemente sovrastimato, evidentemente, rispetto a quella che è poi la storia della Repubblica Italiana, il Partito Liberale. Poi c'è questa formazione un po' strana, vista oggi, ma che era proprio, diciamo, una formazione, diciamo, di notabili, se vogliamo, della vecchia politica, tra, diciamo, di riformisti, la Democrazia del Lavoro, dove c'erano i Bonomi, ma c'era anche, ad esempio, Meuccio Ruini, no? Che poi fu presidente anche per l'Assemblea Costituente. E, tra l'altro, appunto, Bonomi, un Mantovano, Ruini, un Reggiano, insomma, quindi c'è la tradizione appunto riformista. E poi c'è il Partito d'Azione, che è il vero, che in fondo è l'unico vero partito nuovo, perché gli altri sono partiti che ovviamente sono cambiati, perché comunque il fascismo come partito di massa costringe tutti quanti a cambiare, anche lo, è adesso una forma di partito di massa nel dopoguerra. E però appunto, come dire, c'erano già queste culture politiche, erano già presenti. E il Partito d'Azione effettivamente è la cosa nuova, cioè c'è Giustizia e Libertà, tra l'altro ci sono liberali, socialisti dentro, che comunque si sono riconosciuti come tali e con formazione con l'antifascismo e poi con la lotta di resistenza. E quindi non è un caso che sarà il partito che, vuol dire, che quando sparirà per primo, questo in realtà. Perché poi gli altri avranno le loro trasformazioni, ovviamente non i tre grandi partiti, no? Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Socialista. Però gli altri, appunto, vuol dire, il Partito Liberale rimarrà sempre presente, ma in piccolo, però vuol dire, poi in qualche modo, appunto, si sciolgono, si ricoagulano, fanno alleanze. Rimane fuori, curiosamente, diciamo, il Partito Repubblicano, ma curiosamente perché in realtà la Malfa c'è come ministro dei trasporti, però i repubblicani dicono noi non possiamo fare nessun giuramento al re, e quindi in una coerenza di principi, ma in realtà sono dentro la politica, diciamo, non è che non ci sono. Ecco, diciamo, allora, diciamo, quindi le date, 21 giugno, il 23 giugno appunto c'è il primo radiomessaggio di Parri, che è un radiomessaggio appunto che parla di popolo, quindi vuol dire si riconosce nel popolo, è un governo per il popolo, e si riconosce nel CLN. Questa cosa si rivedrà appunto più avanti, perché che cosa potrà fare Parri? Allora, diciamo appunto, a un certo punto potrà quindi aprire alla Costituente, quindi nominare anche un sottosegretario, ma poi sarà Nenni che prenderà in mano questa cosa. Solo in agosto faranno una cosa, il 25 settembre, qui c'è un elemento interessante che segnalano gli storici, che hanno fatto quegli studi appunto sul periodo, e cioè nominano una consulta che nasce appunto da mediazioni, evidentemente non ci sono elezioni, nomina dentro i CLN, nomina anche dentro i partiti, sono 440 consultori,
Ecco, per la prima volta appaiono le donne, ci sono 13 consultrici. Ecco, su cui devo dire non... Sì, se vogliamo cambiare fa piacere, ecco, un parere. No, no, interessante. No, dicevo che stavo guardando l'orologio, sono le 5, adesso credo che la piattaforma scada a questo punto, però chiedevo se per caso c'è qualcuno... Una cosa, vuole... quindi, chiudiamo quindi, c'è la consulta e poi ci sono, diciamo, c'è appunto il 24 novembre. Il governo andrà fino all'8 dicembre per ragioni, diciamo, di amministrazione. Il 10 dicembre, ricordiamo, quindi c'è il primo governo dei Gasperi e da lì la storia d'Italia è fatta. Che cosa richiama a meno di questa prima repubblica, perché De Gasperi poi c'è la DC e quindi è così, certo. Diciamo, rimarrà. Però il 24 novembre è vero che c'è appunto questa dimissione che viene fatta al CLN, non al re. Cioè, questo è interessante. Cioè, lui lo fa al CLN e lui la chiama colpo di Stato. C'è una frazione fortissima di Parri, dice questo è un colpo di Stato. E a quel punto De Gasperi ovviamente interviene dicendo no, non è un colpo di Stato. C'è qualcuno che lo chiama colpo di mano, ho letto che c'è questa polemica sulla definizione, no? Quindi va bene, grazie Antonio. E, non so se qualcuno ha qualcosa da chiedere dei presenti nella chat, non vedo domande. E, la registrazione di questo pomeriggio sarà disponibile sul sito della scuola Liceo Ariosto Spallanzani tra qualche giorno, a giorni, comunque ve ne daremo notizia. E, vediamo se c'è qualcos'altro da aggiungere. Direi che nessuno mi sta chiedendo nulla. Ci ringraziano. E allora saluto tutti e chiedo per favore se qualcuno...